Questo signore è Renato Zen, classe 1934. 34. È un tranquillo pensionato ed ha una memoria di ferro. Si ricorda molti, molti particolari che ha vissuto durante la Seconda Guerra Mondiale. Alla fine. Carissimo Renato, raccontaci del primo bombardamento, quando hai sentito, avete sentito il primo scoppio. Tutto un momento così è arrivato un terremoto così, polvere di tutto è arrivato sopra le case da noi così, per fortuna non abbiamo avuto feriti, niente, però dopo abbiamo visto i danni e dopo ho sentito che hanno preso tutta questa linea di traverso la Valsugana, della nostra zona, così, Pove, il Brenta e Campese. Questa era la direzione che passavano gli aerei e una formazione si è scaricata. Le bombe, la prima bomba è venuta sulle cave di Pove, presso poco così, dopo una più bassa vicino alla statale e dopo nei campi, nel Brenta e Campese, proprio tutta quella scia lì è stata bombardata, ma ne abbiamo circa una cinquantina di bombe in tutto, dove si poteva contare per terra nella campagna. Di tutte le misure, perché non tutte erano uguali, diciamo così, però sembrava proprio, è stato un bombardamento totale dove sono arrivati. E là hanno distrutto tutti i campi, tutto da sopra così, nel Brenta uguale e a Campese hanno colpito le case. Sì. Ci sono stati morti anche? Sì, adesso non mi ricordo bene questo, però la storia è scritta di questo bombardamento a Campese, tanto sì. È vero che proprio quest'anno li hanno ricordato quei morti e hanno suonato la campana. Dopo tanti anni, sì, i primi anni anche lo facevano così, però era un po' superficiale. Ma adesso i ricordi vengono in mente così e hanno voluto onorare anche questi caduti. Sì. Però Pove era all'inizio della Valsugana, quindi un punto strategico di passaggio per la ritirata dei tedeschi. Ed ecco che dopo il primo bombardamento ne sono seguiti altri. Altri bombardamenti sono stati gli obiettivi che tentavano perché c'era sempre, come si dice, le tradotte che partivano dall'Italia e andavano in Germania. E questi qua c'erano i treni e c'erano delle colonne di camion così, e sopra la tela o anche sul rimorchio, sul vagone c'era la Croce Rossa. E là cosa è successo? Che i partigiani facevano saltare la strada, facevano saltare la ferrovia così, e di conseguenza anche gli americani, insomma, diciamo gli alleati, allora si dicevano così, facevano dei bombardamenti locali nell'incrocio dove c'erano le strade, la ferrovia e tutte queste cose, dove passavano questi convogli e venivano per rompere, diciamo, il traffico, ecco. L'anno che anche i partigiani, loro ancora facevano saltare i binari, tagliavano i fili del telefono e tutte queste cose. Sì, quando miravano dall'alto in picchiata questi aerei da caccia, diciamo così, portavano due bombe, no? Così. E così, no, siccome che c'era la contraerea sempre pronta a spararci, naturalmente facevano tutte le picchiate uno dietro l'altro così, ma qualche volta non centravano
quello che era l'obiettivo. E un po' qualche bomba capitava anche fuori tiro, diciamo. E una è successo che è andata sotto il canale che è di condotta della canale della centrale elettrica. Questa condotta che attraversa il Brenta, proprio nel momento della picchiata, così, siccome venivano sempre da nord, dalla montagna, avevano poco spazio di mirare così. E una è andata a finire proprio sotto questo canale di condotta della diga. E cosa è successo? È successo che, scoppiando sotto, la bomba ha fatto il suo danno nello scoppio, così ha rotto il fondo di questo condotto. Naturalmente l'acqua del canale è andata a finire in Brenta, perché era sopra il Brenta questo. Sì. E là si è visto il Brenta che si è ingrossato, tutto è sporco e tutte queste cose qui, però è una fatalità rara che questa bomba non è caduta sopra, è caduta, ha fatto il danno da sotto. Sì, che ha fatto un gran buco, ha rotto il canale. Però mi hai raccontato anche l'episodio dell'aereo che sbaglia bersaglio e c'è stato un piccolo miracolo a Pove. Poi qua a Pove è successo di domenica di mattina, hanno bombardato la stazione di Pove e c'è stato un aereo che non ha sganciato perfettamente tutte le due bombe che avevano. È andato sopra il paese, è venuto sopra il paese e la bomba che aveva si è sganciata e è andata a finire nell'asilo di Pove. Ah, nel vecchio asilo. Ha sbattuto su per la facciata del laboratorio dove c'era una conferenza per l'Azione Cattolica. E poi ha fatto un altro salto, è saltata dalla strada e è andata nei campi. No, non è esplosa, ha fatto tutto questo percorso rotolandosi così fino che è andata a finire sopra il campo, ma non è esplosa. Quindi nessun ferito? Niente, ha tanta paura però era dalle 11 e mezzogiorno di domenica. Il Signore ha fatto il miracolo. Sì, è stata una benedizione di Dio che ha salvato l'asilo e tutto. E adesso ci racconterà del Pippo, famoso aereo dal rombo basso, che terrorizzava tutta l'Italia. Era uno strumento di guerra psicologica, oltre che di danno e di qualche bombardamento che sentiremo proprio capitato all'area. Quando c'era il coprifuoco, alla sera si chiudeva le finestre, non si lasciavano luci accese, questo e l'altro, perché c'era un servizio di sorveglianza, si chiamava praticamente il Pippo. Pippo era il nome di questi aerei che passavano e perlustravano così, vedere se i movimenti, se c'erano luci. E una sera è successo proprio a Area che c'era un lumino, un fanale, così è passato Pippo e si è accorto che c'era un fanale, però no, dall'alto non si può vedere cos'è, e ha mandato giù un faro, un petardo, come si può dire, un razzo, così è stato in aria, così. Quando è ripassato e c'era ancora la luce, no? Allora questo ha deciso di bombardare. E il bombardamento su questo caso succedeva che era armato di due contenitori che c'erano dentro delle bombe particolari, piccole, tutte assieme, diciamo, dentro di un cassone così. Quando lo sganciava questo bidone, si può dire a forma di granata fatta proprio così, si apriva e uscivano fuori tutte queste bombe, queste si chiamavano bombe a farfalla. E questa cosa consiste?
consiste su un barattolo più o meno di quelli, come si dice, come una birra, così, oppure un vassoio, un vaso di pelati, diciamo così, no. Allora questa bomba si apriva, era dentro un contenitore, questa piccola bomba così, e si apriva, veniva fuori le ali, e due parti erano le ali, e dopo c'erano anche il fondo, il coperchio, diciamo così, sì, che aveva quattro ali, e questa girava e si sparpagliava dove andava, insomma così, ma su un raggio di 400-500 metri, dipende dall'altezza, no? È così che quella lì è molto pericolosa, perché è una bomba contro le persone, capisci? A danno della persona, perché è inutile, quando scoppia fa un sterminio di schegge così, è molto, molto, come si dice, offensiva. Eh sì. Dopo restavano per terra questi... Cadevano per terra, cadendo in un posto duro in qualche parte così, oppure su per un albero, oppure nei tetti delle case. È successo che hanno fatto, dove cadevano faceva un buco, esplodeva, ma tante, chissà perché, non sono tanto tutte esplose. È successo che si trovavano in giro da una parte all'altra. Allora è arrivato i commissari che hanno constatato che ce n'era tanti, e allora si ha dovuto rimanere in casa, non muoversi tanto, perché sono pericolose sui campi, dappertutto. E così le riunivano o ci sparavano singolarmente, ma quelle dei campi, dei prati, in qualche parte dove erano, così riunivano, facevano un buco fondo, un metro e mezzo così, quadrato, e le tiravano dentro su questo buco, venivano seppellite, si può dire così. Però succedeva che anche una cadeva dentro, non faceva niente, non scoppiava, ma se ne scoppiava una, scoppiavano tutte, naturalmente influenzata così dal colpo, no, così da parte tutto. E così venivano eliminate in quel modo là, o spararci a mira col fucile, o in quel modo là. E hanno fatto sempre bonificato tutta la zona. Sì. Nessuno si è fatto male con queste bombe? No, è stato uno di quelli addetti che ha sparato, non era tanto, si vede che non era in posizione giusta, e ha preso una scheggia in un piede, perché sparando è scoppiata la bomba così, ha preso una scheggia. Sì. Mi ricordo che l'hanno caricato nella bicicletta e portato fuori, diciamo, dopo sono... inutile, dopo ho portato all'ospedale, non so più come. Sì. E dopo la brutta esperienza delle bombe farfalla, gli abitanti si sono organizzati e facevano la guardia al pippo, che consisteva nello star svegli, due persone, ascoltare il cielo e lanciare l'allarme, questo in modo che gli altri stessero tranquilli e dormissero anche di notte, senza il terrore di sentire qualcosa di strano. Durante la notte all'area dove è successo, così si è fatto la guardia. Sì, di turno, insomma, a stare attenti che non vadano fuori, perché era molto pericoloso. No, così. E così abbiamo fatto la guardia, però Pippo dopo 2-3 ore è tornato ancora.
verso più di mezzanotte, alle due circa, così, ha fatto ancora una pilostrazione, così, però la luce si era spenta, tutto taceva, tutto buio, così, è andato via. Sì. Diciamo. Chi faceva la guardia? Noi stessi, anch'io sono stato su a fare compagnia a una signora, perché erano tutti bambini, era una quindicina di famiglie alla rea. Questo qui bisogna stare attenti, non muoversi, sicché si faceva guardia perché non andassero in giro la gente. E quella luce che aveva visto il Pippo, che luce era? La luce vista da Pippo è stato un caso di una persona che andava a pesca in Brenta con la luce. Così lui ha messo la luce sopra uno scoglio, così, e dopo pescava. Capisci? Di frode, diciamo. E allora questo qui non si è capito subito, ma dopo in seguito è venuto fuori anche chi era. Era uno di Campese che ne approfittava per il buio, e questo l'altro andava a pescare con la lampada. Un giorno degli aerei passano silenziosamente sopra le vostre teste e vanno a bombardare il Ponte Nuovo di Bassano. Il Ponte Nuovo è stato bombardato più di una volta, però quando è stato proprio danneggiato completamente, proprio finito, diciamo così, è stato anche di una formazione di aerei che sono venuti giù silenziosamente dalle montagne, così si vedeva, si sentiva un fruscio così, e tutto un momento dopo si è sentito i scoppi. E quel giorno lì era anche in pieno giorno, perché inutile, per colpire il bersaglio ci voleva la luce naturalmente. E anche quelli erano del tipo di bombardamento locale, diciamo, questi. Sì. Non erano quei leggeri che facevano danni per le ferrovie e questo e l'altro, quello era a mira proprio per quel ponte, e così. E sono venuti giù piano piano così, e sono arrivati proprio sul bersaglio, ma senza essere visti, si può dire, o sentiti. Dopo c'erano il seguito, di questi due, noi passati sopra la testa a Pove, e così siamo d'accordo quando erano passati già, proprio il motore spento, si può dire così, è andato proprio a bersaglio, e da là dopo gli altri sono stati avvisati dalla cronta aerea e non si sono più avvicinati proprio al centro Bassano, sì che verso a Santo Eusebio, Sasson, e così, si sono scaricati là. Però è stato un momento molto forte, perché noi quando abbiamo sentito così, cosa si può dire, siamo usciti così, lo spostamento d'aria da Sasson e da Sant'Eusepio l'abbiamo percepito noi che eravamo nel cortile. E dopo un bombardamento per obiettivi, quello della ferrovia e della strada, è andato male, distruggendo una casa ed una famiglia. Volevano colpire la ferrovia e la strada, che era il motore, diciamo così, ma una bomba casualmente è andata a finire davanti a una casa. E questa casa è proprio a fianco alla strada così, e dentro, quando hanno sentito l'allarme, diciamo, perché c'era l'allarme, quando arrivavano questi, perché inutile, mitragliavano, bombardavano, quello che doveva fare, l'allarme suonava, tanto sia a Bassano che a Campese, così. E una bomba è caduta proprio davanti a questa casa, e dentro c'era tutta la famiglia, sono rimasti tutti morti.
solo un figlio che era andato a scuola a San Vito si è salvato, di tutta la famiglia. E quella è stata una brutta disgrazia, proprio veramente pesante. A un certo momento i vecchi, che avevano avuto esperienza nella Prima Guerra Mondiale, hanno pensato di costruire qualcosa di molto utile per voi. I nostri zii, quelli che erano in casa così, nell'orto avevano fatto una certa di rifugio, ma per i bambini si può dire. Era fatto tutto, era scavato nell'orto, di una profondità di 2 metri circa nel terreno. Poi era coperto con dei travi, con di piante tagliate apposta per una lunghezza di traverso, e dopo riempito, coperto di terra, con la terra che si aveva, avevano messo sopra, così comunque era un rifugio per noi, sembrava una salvezza, diciamo, no? Perché qualcosa da nasconderci, perché dentro le case, quando c'è un bombardamento anche tipo leggero, diciamo così, c'è tante macerie, può succedere di più, dentro ti trovi magari a tavola come che è successo, sapevi che l'allarme, scappavi dentro. Dentro il rifugio cosa facevano? Avevano messo dei tavolati perché quando pioveva l'acqua si fermava così. Le donne c'era sempre una signora che era sempre una di quelle, era nubile e aveva fatto anche, si può dire, cose da infermiera, così faceva tante cose per i malati così. E lei si metteva a cantare il rosario per i bambini, allora tutti i raccolti per prendere, diciamo, finché cessava l'allarme, diciamo, e così si tenevano dentro. Ad un certo punto è cominciato la costruzione di un ponte che veniva da Campese all'Area, cominciato dai tedeschi italiani e finito dagli americani. Una storia che vi ha molto coinvolto e che ha qualche spunto veramente interessante. Univa Area di Campese, perché anche di là c'è un piccolo fiume che si chiama Area. Di conseguenza la nostra via verso Pove si chiama anche Area. E così è venuto fuori un ponte, no? Fatto con questi canali, e di traverso avevano messo dei grossi tronchi così, ma travi grossi che erano anche da 80-90 centimetri di diametro, e li facevano tagliare dritti così e messi sopra. Ma a un certo momento dopo, là era sotto controllo anche sempre per mitragliamenti e robe così, perché naturalmente era questo ponte. È stato costruito dagli italiani, ma sotto impresa tedesca che si chiamava TOT. Sì. Era un'impresa che facevano rifugi, trincee, robe così, tutte cose che era per salvaguardare, non so, come nelle strade facevano dei scavi così in fianco alle strade, così facevano dei muri, e dopo serviva magari in caso di mitragliamento, così si nascondevano dentro su queste diciamo aree, che naturalmente sono arrivati gli americani dopo. Ma non era finito, non ha avuto termine questo, era tutto in costruzione quando sono arrivati gli americani. Quando sono arrivati gli americani qui a Vicenza hanno cominciato a sparare dentro per Bassano, no? Che ci sono stati anche feriti, però erano di là, non potevano venire a Bassano, a Bassano Est, diciamo, no? Così. Allora sono venuti su per la strada così, e quando sono arrivati su questo ponte in fabbricazione, diciamo così,
cosa hanno fatto? Quello me lo ricordo perché si abitava ancora all'arena, si dava sempre a vedere che lavoravano questi tedeschi italiani. E questo con un raso hanno fermato i camion, i primi convogli di americani che da Bassano venivano verso Campese. E per passare per questo ponte, perché non ce n'erano altri ponti, è solo quello che si facevano. I primi sono arrivati al mattino presto, abbastanza così, insomma mi ricordo che era, si sono svegliati così. Cosa è successo? Che sono venuti giù e sono messi tutti uno dietro l'altro così per passare per questo ponte, ma i primi due o tre sono anche passati, dopo in qualche modo sono arrivati dalle marci del Brenta, diciamo così, ma dopo il ponte si è disfatto perché dal peso dei carri armati, dei movimenti stessi e così, è crollato tutto, è arrivato un carro armato con la pala, così, ha riunito un po' i materiali e dopo sono passati anche così. Però c'era un altro ostacolo. Si sono divulgati nei campi vicino alla statale, così, e c'era il canale della centrale, no? E era ancora in funzione perché dopo l'avevano riparato dopo la bombardamento. Cosa è successo? Che c'era il ponte naturale per via Rea, un ponte come c'erano via Boschi, via Sant'Angelo, insomma quei ponti di servizio di quelle contrade, capisci? E là non si sono fidati. Allora si sono messi tutti a spaglio così, puntati verso Bassano, puntati verso la Valsugana, così perché c'erano quei tedeschi in ritirata. Non era mica così facile. Si sono messi in difesa praticamente. E dopo pranzo è arrivato su un carro armato anfibio, hanno detto che era anfibio, che anche se andava sotto acqua non succedeva niente, diciamo, insomma, sì, insomma, le attrezzi militari naturalmente perfezionati. E così è andato sopra il ponte che era molto debole e aveva una portata di 30 quintali, dovete immaginare un carro armato che era 300 quintali. E là è andato sopra così, è andato indietro avanti e così, e dopo si è messo in parte nella statale a nord così, in posizione anche quello, e gli altri di mano in mano sono passati e sono andati a passare. Quindi il ponte ha resistito? Il ponte ha resistito, sì. Se lo vedevi dopo era qualcosa di straordinario perché i piloni erano dritti, ma quando passava il peso si era tagliato a metà quasi, a metà così, c'erano i ferri, però faceva a V. Quando passava, che erano in mezzo, passavano un po' in velocità perché non dare peso. Eravamo là che si guardavano gli altri dopo pranzo, così, perché non c'era pericolo, così, tutti i giovanotti. E i parapetti? I parapetti erano di legno, cosa vuoi, di legno. Non era di muro, di niente, così, come è passato, era maggiore, il carro armato era maggiore di larghezza del ponte, sono spariti tutti. E là è stata la salvezza, diciamo che in quel modo lì si erano fermati là gli americani, si erano fermati nei campi di Pove, di Rea, insomma, ecco, diciamo così. E dopo sono andati a Bassano. Mi è venuto in mente una cosa finché
che passarono questi carri armati, perché uno dietro l'altro andavano tutti giù, andavano tutti a passarlo o attraverso Treviso, non so come del preciso. E, così. E noi eravamo là, erano anche bambini, cosa vuoi, sai, quando vedi queste cose qua. E uno proprio da Pove, che si chiamava Zanchipan, no, tre fratelli, adesso non mi ricordo il nome di preciso, è così. È stato toccato da un carro armato, nella curva che veniva su dal ponte, così, per andare nella provinciale, così. Il carro armato si gira così, ha preso un colpo questo bambino, dopo abbiamo saputo che è morto. Il primo morto di bambini è così, dalla liberazione, non mi ricordo bene perché erano tre fratelli che andavano a scuola assieme, uno si chiamava Natalino, l'altro si chiamava Renato e il bambino non mi ricordo come si chiamava, era il più piccolo, il terzo dei figli, dei fratelli. Sono cose che è pericolose. Però è interessante quello delle guardie organizzate da, diciamo, dal comune, dai fascisti, guardie che dovevano vigilare. Raccontami, Renato. Ma eravamo tutti impegnati quando c'erano i tedeschi qua, perché succedevano che tagliavano i fili per il telefono, questo e l'altro. Allora uno o due o quattro, diciamo così, si mettevano, facevano un ordine così, te vai al tal posto, là, in due, a tendere i fili, guardia i fili del telefono. E si erano impegnati, anche noi, anch'io sono andato insieme ad una signora, o così. Si stava là due ore, tre ore, dopo c'era il successivo, guardia i fili. Ma i fili, perché sarebbero stati i partigiani? I partigiani facevano questo, no, che tagliavano i fili di comunicazione. Sì, sabotaggio. Sabotaggi, inutile, era quello lì. I ribelli dicevano, hanno fatto questo, hanno fatto quello, allora adesso bisogna stare attenti che non tagliano tutto, perché noi se li prendiamo. E difatti li mandavano in Germania. Sì. Le scuole elementari e soprattutto... Com'era l'atmosfera con un regime autoritario che imponeva a tutti di seguire e di non discutere? Io sono andato fino alla terza, abbiamo fatto sempre continuo, ma dopo è cominciato incidenti, così, appunto pericolo per noi che si abitava giù all'area, venire su in paese, si veniva a piedi. Si doveva attraversare la ferrovia, questo e l'altro, era tutto un po', si può dire, risico, ecco, perché poteva succedere sempre qualcosa così. Allora mi avevano trasportato qua sui paesi, così, però la scuola dopo l'avevano in parte particolarmente chiusa, perché appunto non si poteva, non c'erano. Avevano fatto rifugio nel campanile, te puoi immaginare, non c'erano rifugi in giro da una parte all'altra, perciò era un po' pericoloso, insomma, ecco, quei periodi là. E quindi? Prima della fine di quei due anni, diciamo che erano critici, proprio veramente 43 e 44, dopo in primavera, abbiamo avuto gli americani e con gli americani si andava più liberi, diciamo. Ma è stato duro per noi, abbiamo chi ha saltato una classe, chi ne ha saltate due, così è inutile. Le scuole erano quello che erano. Alla fine avete finito tutti le elementari. Sì, sì, perché dopo, quando è finito tutto questo a novembre, cominciano a settembre, no, le scuole, e hanno riaperto, allora hanno fatto quelli che avevano
perso tanto tempo, in frattempo così, di queste cose, li hanno riuniti, siamo stati riuniti in due classi, quarta e quinta, e c'è stata la signora maestra che è stata decorata anche dallo Stato di medaglia d'oro e ha portato a termine tutti questi ripetenti, diciamo. E comunque, guarda, la nostra esperienza, come voi abbiamo avuto anche naturalmente nelle scuole prima che succedesse proprio queste cose, si aveva il sabato fascista e dalle scuole si mettevano in riga il sabato si andava con la piccola divisa che ti davano pantaloni e camicia, figli della lupa, balilla, avanguardisti e tutta, secondo la classe che facevi, così era il titolo, no? Diciamo così, e si faceva il sabato fascista. Così. I rastrellamenti, tutti di seguito agli attentati che c'è stato, i sabotaggi. Sì. Da una cosa all'altra, da là sono nati i rastrellamenti. Sì. Vedo, a Campese c'è stato un rastrellamento perché gli ha fatto saltare i partigiani, gli ha fatto saltare una tradotta tedesca che passava a parte di là, in mezzo Campese, si può dire. Sì. E gli ha fatto saltare. E là, il giorno dopo, gli ha fatto un rastrellamento. No. Qua, a Pove, che c'è stato due o tre volte che gli ha fatto attentati i partigiani, così. E da là sono nato i rastrellamenti del Grappa, che era stato molto corro perché gli sapeva che era in montagna e gli scendeva giù a fare i danni. E da là gli ha bruciato tutte le maglie, che era così, e sono stati di qui che si è salvati, si è venuto giù. Che io sapevo perché era visi, no? Così, perché i corso di rastrellamenti. E quello succedeva quando che era sempre qualche danno fatto dai. Sì. E sapeva che era in montagna, no? Allora io ho fatto un enorme rastrellamento quella volta. Io ho cominciato a passare da sotto e andare su. Capisci? E così, la gente qui che sapevo prima, che mi non conoscevo, anche mio zio, era su in montagna, e che avevo fortuna di venire solo, è stato due o tre giorni, anche tanti altri, qua nelle campagne da una porta, non si fidava andare in casa, perché era tenduto, no? Era per notare solo l'occhio, così devi fuori, come diceva, del bosco, diciamo così. E si è salvato. E se no, quei altri, dopo qui che si è salvato, è stato così che io ho messo fuori, dopo fatto il rastreamento, gli ha occupato sul posto, gli ha bruciato a casa, gli ha fatto questo e l'altro, e così i tedeschi. Gli italiani, insieme ai tedeschi, perché erano sempre i fascisti del posto che lavorava insieme. Dappertutto. E così è successo il rastreamento. Un cugino di mia mamma è stato impiccato, mio zio l'ha passato perché si era sconto, dopo è stato sempre sconto qua. A me, cosa ho detto, io non conosco e non ho visto, insomma così conosco abbastanza, insomma, che io mi conoscevo, però non si faceva mai vedere, ma saimo, perché anche a casa nostra sul Fienie qualche volta veniva qualche dunque a dormire, e così si nascondeva quando era pericolo. Era sotto ma si sorvegliai, insomma, ecco così. Anche la gente del posto, che era sempre quello che c'era a favore, come che c'era dappertutto, no? Mi ho un'idea, ti dico un'altra così, ma anche, può essere anche vicino a casa.
mattina te sai con chi che te aveva da fare, no? Le robe là. Allora, noi puttini, eravamo sempre tagliati fuori. Sta qua così, non sta attento, vada questa, te, sta attento e tutte che robe là così. E se sapeva che eravamo i sorvegliati anche noi altri, che non avevamo a fare contatto con tanta gente. E era coprifuoco. Proprio così, tutto. Dopo che c'era qualche persona che a un certo punto spariva e. Spariva, sì, in giro da qui, di fatti è successo. Uno, guarda, qua, i tedeschi, il tollo, che altro. Io che ho portato fino a San, però non si sa, io la tengo da 3 giorni, adesso non sa più che lei. E che c'era i punti che non so verso Vicenza, Verona, che era un campo di concentramento, volante, non so se avete letto la storia, fiati in qualche parte, ecco. E qui robe se la saluto dopo. E, succedeva di tutto perché bisognava che tu fossi allerta, non fidarti a parlare, questo e l'altro, ma noi altri erano come si dice, gli ultimi, si può dire così, erano i controlli della famiglia, anche dicevano non te dovevi andare. Però mi ricordo che a scuola avevo il figlio di uno importante, era capo del partito e abitava vicino al Miramonti. E questo qua gli dice sempre, io sono fascista e voglio morire da fascista, e dice, in classe, e era della mia età. E ora quello era un fiatin, come si dice, apartà da noi altri, da qui, perché non ti saivi, perché era un comandante suo papà, bisognava che ti stessi. Il mio insegnare, evitare discussioni, il mio insegnare. Di comportamento diverso, insomma, ecco, quando era uno così, mai contraddirlo, e quello proprio ti insegnava sano. Anche se fosse stato diverso, non te era da dare seguito. E via, fino a terza, quarta elementare, quando era che quella. Insomma, in certo qual modo, i maestri medesimi, e cercava sempre non intromettersi di questo e l'altro. E faceva tutta la parte di quello che era fascismo, perché la legge era quella, diceva. Però te vedivi, te capivi. Quando cominci a avere chi sotto 8-9 anni così, qualcosa ti intuivi, no? Per esempio, quando andavamo in scuola, quasi perché era stato i partigiani qua, stanotte gli ho fatto questo, gli ho fatto quello. Sì, ma non sta a parlare in giro, mi fa. Qui mi ricordo perché ero anche un fiatin, come se era, sensibile su che certe robe. Mio papà non parlava mai di politica, di niente in casa. Proprio rigido c'era, faceva quello che diceva e basta. Renato racconta con una certa leggerezza tutta la sua storia, però quando parla degli emigrati italiani che lavoravano in Germania, la storia diventa più difficile e soprattutto il ritorno degli emigrati e dei soldati e di chi era sparito dalla circolazione, diventa veramente commovente. E c'era uno da vicino nel stesso cortile dove abitavo io, che quello quando ha sentito puzza era a lavorare in Germania, come ce n'erano 4-5 dall'area che erano in Germania a lavorare. Ma questo qui era uno di quelli del 93 o 94 era. Era del 1800, ecco, sapeva della guerra, sapeva di tutto, era in Germania. E quello quando ha sentito i problemi che c'erano in Germania, che c'era anche un mio zio, faceva il muratore, lavorava proprio a Berlino,
questo ha detto: io me ne vado a casa, venite anche voi, venite anche voi. Sì, e la famiglia, e questo e l'altro, capì? La famiglia si sapeva che erano via tutti questi qua. Anche io sapevo che era in Germania a lavorare, tutti dicevano, ma dopo sono stati prigionieri. Tanti sono venuti a casa da aprile, che sono arrivati i russi, stati liberati dai russi, la maggior parte di Berlino. Sono arrivati a settembre a casa e ogni giorno si andava su, c'era la fermata di bus, diciamo, delle corriere, ma senza nome, senza niente, arrivavano le corriere, venivano da Trento o da altre parti, si fermava alla stazione di Povela, vedere se c'era lo zio, se c'era il Moro, se c'era l'altro, uno o l'altro. Non sapevi niente di niente. Anche il papà di Fantinato, di Tiziano, con cui lavorava, io me lo ricordo. Me lo ricordo quando è arrivato quell'uomo, era andato in Abissinia quello addirittura, ha fatto 5 anni di guerra, dall'Abissinia è andato in Grecia, dalla Grecia è andato in Germania. Quello è stato l'ultimo che è arrivato a casa Area. Tutti sapevano che arrivava, però dov'è questo, l'altro, ora tutti cercavano, chissà così. A un certo momento arriva assieme di un altro che avevano fatto il percorso assieme, ma per giorni e giorni con una moto, con questo e l'altro, che l'altro sapeva guidare la moto, ma dopo non hanno più trovato benzina, sono andati a piedi. Puoi immaginare che organizzazione. Mi ricordo sempre che, siccome che la strada passa in mezzo all'area, non so, che è stretta, su una finestra là c'erano i familiari, c'era la mamma di questo, di Nino Fantinato, si chiamava. Ha fatto un salto che era sotto, io ho acciappato, e ributta su quello che ha trovato sua mamma. Sì, sì. Una roba, una festa in paese. Là è incontrollabile quelle cose là, perché tanti anni che non sanno niente, non sanno dove sono, e questo e l'altro, arrivare in quel modo là, a piedi. Ma te pensi? Tempi. Insomma, dai, va. Sì. Insomma, segni ce ne sono. Sì. E dopo. Quando pensavi, non so, uno o l'altro o quest'altro, dicevano il mio chissà quanto è, chissà che fine che ha fatto, e tutto l'altro, le famiglie, tutti che piangevano, quelli che non sono più tornati e non sapevano che fine che hanno fatto. I peggio, quelli che dicevano, non so, sono quelli avversivi, no? Erano quelli che non potevano vedere i fascisti, quelle cose là, non erano d'accordo, no. Dal giorno all'altro sparivano dalle circolazioni, non sapevi più niente. Qua pure anche. Sì, uno noto proprio era il papà di Don Gaspare, che era il cappellano nostro, che ci faceva catechismo, era il cappellano di Pove, dopo è diventato. Suo papà non ha più saputo niente. Sparito. E siccome che
dopo non lo so in seguito, ma allora so io non... E questo qua, questo prete, era un bel ragazzo alto, grande, 2 metri quasi, Don Gaspare Alberton si chiamava, era qua nativo di Pove. E ha avuto il papà che era uno di questi che era stato importato. E dopo è successo qua che nella ritirata ci sono rimasti dei feriti, dei morti tedeschi qua in giro. E proprio 2 di questi sono stati sepolti qua nel cimitero che allora io chiamavo cimitero dei militari, che era il cimitero di guerra del 15, la parte alta di questo che è adesso. E così noi facevamo parte dell'Azione Cattolica, venite che ci facciamo il funerale di questi 2 militari, perché non si può lasciarli qua in queste condizioni, perché se si sapeva che erano morti su un posto o dall'altro. Io ho conosciuto in parte, in 3-4 parti che erano, dopo li hanno seppelliti sul posto in tante parti. E questo ho detto no, li portiamo nel cimitero. Cimitero di guerra e cimitero ancora valido. E siamo andati e fatto la sepoltura di questi 2 militari tedeschi che dopo hanno preso giù il nome e questo e l'altro, col tempo sono risumati. Li hanno recuperati, diciamo così, portati dove si doveva. Però mi ricordo che... Questo cappellano il ricordo di mio papà, faccio il mio dovere. E per voi è stata una piccola vittoria vedere che un grosso carro armato si è arreso di fronte ai masieroni della Rea. La via Rea è la strada che dal canale andava fino in fondo, diciamo così, e passava in mezzo ai masieroni che diciamo noi altri, quei muri da secco che gli erano stati fatti 300 anni fa, gli ha bonificato i terreni e gli ha fatto dei murassi. Era, per fuori gli era sassi grossi e dentro gli erano tutte cose. E su una parte di quei, io sono passato in mezzo con un carro armato che mi è passato, ma era così stretto, io ho cominciato un sasso adesso, un sasso dopo, il fatto sì che un carro armato è stato 4-5 giorni in mezzo a sto, di qua un Maseron e di qua un altro. E se casa era su, non è stato più in caso di muoversi, perché guarda che i muri erano 6-7 metri larghi e alti, erano stati noti, se riparavamo dal vento, quei muri che c'era da secco a Rea, per attraversare i campi là, tutto fino a Rea, fino in fondo al Brenta. Oh. E uno se ne sta, eh? Il fatto è che da una parte che aveva anche un tocco di casa, e butti già a casa adesso per tirarlo fuori. No, è venuto già con carri armati, a quei tras, quei cose enormi, e gli ha tirato via da una parte, il carro armato che si aveva rotto un cingolo, perché si era rotto un cingolo, perché non è stato buono a venire fuori, no? Così. Gli ha tirato fuori tutto e io ho aggiustato dopo le partite. D'altri poi abbiamo visto che roba. La stessa cosa è successa anche in mezzo al Brenta, perché dai detriti di questo ponte che ha fatto questi maseroni così con legno e tutto così, un carro armato si è rotto un cingo, anche là. Là non è stato niente. Si arriva un camion o un carro armato con una gru e lo ha ciappato e lo ha portato al sotto. Dai mezzo al Brenta. No, c'era gente che vedeva, perché allora non era pericolo di niente, no? A vedere come gli era attrezzato. A tiro fuori il carro armato dal Brenta.
Guarda, guarda come ti parlo. Sì. Come favi, americani? Sì. Erano tempi difficili per tutti. E voi con il mangiare, come avete fatto? Come andava? È fatto solo il mangiare, no? Se aveva la tessera. Se aveva i buini della tessera. Persona per persona, tanto i doetti di pan, questo e l'altro, e pasta e quello che altro, ti andavi qua a tessera. Allora mi partivo anche dopo guerra, perché dopo anche se è successo che non era più lire, che era un soldo americano, fatto come 5 euro adesso, un po' quadrato gli era però, e così, lì era scritto 5 cime, pare che gli era, e così, ecco, qui non doveva più lire. E quei tessere ti andavi e ti ciappavi tutti questi fogli di cedole, no, cedole, e ti tagliavi quelli che ti serviva e ti andavi a fare la spesa. E sì, se te che domandi a Irma, era sua sorella che fa, sua sorella 2 anni più vecchia, era ella che aveva il panificio a Irma, no, a Soegna, dove che abitava, a faceva pan, no, e arrivava tutti con questa tessera, no. Allora che era sua sorella, che si tagliava quello che anche dava. E così tante robe, era sotto la tessera. E vi mangiai insomma così? Sì, ben, noi altri, guarda, se non avessimo il vuo, il campetto per farsi a punta per il sorgo e così, e l'orto continuamente, si lavorava tutti i dì. E per finire torna in scena Pippo, che oltre alle ricognizioni notturne e al lancio di bombe, lanciava anche dei terrorizzanti volantini. A riguardo di Pippo, erano tempi di tormento e paura. A Mestre un aereo lanciava dal cielo volantini terrorizzanti, del tipo «Mi chiamo Oreste e faccio tremare tutta Mestre». Neanche la notte portava pace. In un foglietto che circolava nelle scuole padovane si leggeva la preghiera «Ave Maria, gratia plena, fa che suoni la sirena, che non vengano gli aeroplani e fammi dormire fino a domani». Questi erano propagandisti, no? Che muovevano queste cose qua. A tempo di guerra che succede, anche diceva tante altre robe, non solo questi qua riguardava solo Pippo, ma c'era anche dei manifesti che gli mandava su, così. Se volete aiutarci che finisca la guerra, non dovete fare propaganda nera.